Buongiorno e bentornati su Capital 24, grazie per essere con noi nella nostra mattinata che continua con Commodities Today, il nostro approfondimento quotidiano sulla situazione delle principali materie prime. Partiamo quest'oggi parlando del petrolio perché negli ultimi giorni abbiamo assistito a una brusca frenata dovuta soprattutto alla revisione al ribasso da parte dell'OPEC Plus, dei maggiori produttori di petrolio per il 2024, ma in realtà anche per l'anno successivo. Ne parliamo subito col nostro prossimo ospite della giornata che è Thomas Avolio, Principal a Redfish. Buongiorno Thomas. Grazie Buongiorno e grazie come sempre per l'invito. a te Thomas per essere con noi quest'oggi. Io partirei subito, come dicevo poco fa, andando a capire la situazione del petrolio, quindi dell'oil e anche insomma come pensi che si evolverà la situazione in queste ore. Allora, io credo che gran parte, ma soprattutto l'oil come commodities, è legata alle tensioni geopolitiche e ovviamente al cartello, diciamo così, in maniera brutale dell'OPEC Plus. Il senso dello spike, più che altro, che ha avuto il prezzo dell'oil nel corso del mese di settembre, che per lo più è dovuto all'interno di un movimento di declino del prezzo sui 70 dollari al barile, per lo più è dovuto a un inasprimento dei conflitti in Medio Oriente ed una possibile escalation con riguardo all'Iran in particolar modo, dove Israele si pensava che potesse colpire le facilities di oil appunto dell'Iran. In questo caso, come dire, le smentite sono arrivate dagli organi di competenza israeliani, di conseguenza è tornata un po' la quiete, lato prezzo, ma detto ciò, come dire, non crediamo che ci possa essere un ulteriore inasprimento del prezzo. Difatti, ripeto, il moto complessivo è quello di un prezzo calante, anche in virtù del fatto che tutto quello che vediamo in termini di crescita a livello globale tendenzialmente è service e poco industria o altro, quindi anzi vediamo anche addirittura che la green transition passa attraverso processi energivori, quindi sicuramente anche di carbonizzazione ancora, prima di raggiungere la decarbonizzazione, ma il tema è proprio che ad esempio le facilities come possono essere i cloud center, eccetera, vediamo che si associano di più forse all'energia nucleare che non all'oil and gas, quindi anche quello sicuramente è un qualcosa che deve essere tenuto in considerazione rispetto a quelli che erano i consumi ipotizzati all'inizio per far girare questo movimento di intelligenza artificiale. Perfetto, Thomas. Quindi riassumendo, se non dovessero esserci, e ce lo auguriamo, insomma, nuove notizie di escalation della guerra in Medio Oriente o di altri conflitti, che spero insomma non si verifichi, la domanda non è fortissima. Ancora come dicevi, i settori che tirano di più sono service e quindi che non impattano in modo primario sulle materie prime. Quindi i market mover principali rimangono le tensioni geopolitiche future, e insomma, l'estendersi di quelle che ci sono in questo momento. Assolutamente sì, cioè il market mover principale, detto bene, riassumendo che è assolutamente la tensione in questo momento del conflitto israeliano. Certo, per quanto riguarda invece il gas, com'è la situazione, Thomas? Ma questo invece è un altro conflitto, anche in questo caso purtroppo le commodities, dicevo prima, sono molto legate alle situazioni di tensione geopolitica. In questo caso anche delle situazioni di clima, nel senso che sulla base di quelle che sono le stime per un inverno più o meno freddo possono esserci approvvigionamenti più o meno costosi. Rispetto all'inizio del conflitto in Ucraina, dove inizialmente c'è stata una chiusura totale verso la Russia dell'approvvigionamento totale, comunque sia c'è stata una brusca frenata di approvvigionamento dalla Russia, in questo momento quello che si può osservare a livello macro è che comunque la Russia ha ripreso a vendere all'Europa. Anche per cercare di calmierare i prezzi, in Europa un po' in difficoltà lato industria, proprio perché non può competere contro il resto del mondo per prezzo forza lavoro, ma compete, mi ha sempre andata in competizione restando a galla, con una capacità di approvvigionarsi di energia a basso costo, pensiamo alla Germania con i gasdotti diretti, eccetera. E la Spagna fa un mestiere a parte, la Spagna è vicino, come dire, il Nord Africa, quindi riesce ad approvvigionarsi a basso costo, mentre invece Germania, Francia, Italia, eccetera, hanno sempre, sovrappesando la concentrazione di approvvigionamento, ho utilizzato i rubinetti russi. In questo caso, inizio della guerra, c'è stata una brusca chiusura alla ricerca disperata di approvvigionamenti terziari, quindi con Azerbaigian, rinforzo o altro. E dopodiché, adesso vediamo che invece c'è una distensione perché gli approvvigionamenti sono ripresi a fluire e i volumi di gas transati da Gazprom e altri sono tornati un po' a salire. Quindi
In realtà, come dire, il prezzo del gas in questo caso sta lateralizzando. Intraday non mi metto nello specifico ad analizzare quello che muove la commodities, ma overall quello che vediamo è che comunque il prezzo è sotto controllo, oscilla nella sua banda, e anche in questo caso è guidato dalla situazione del conflitto ucraino-russo, che non ha mai assunto, non voglio sdrammatizzare la drammaticità di questo avvenimento, ma non ha assunto una sprezza tale, nel senso che, qui faccio una piccola parentesi geopolitica, in altre ere probabilmente se uno Stato come quello di ucraino, pur se in una situazione di difesa, avesse messo piede all'interno sconfinando in un attacco quello russo, ci sarebbe stata una risposta quantomeno quasi nucleare, cioè di reazione eccessiva, mentre invece adesso vediamo che si lanciano i missili col contagocce, quasi usando più la propaganda che altro. Ripeto, non voglio drammatizzare il tema. Quindi rimane proprio un driver geopolitico quello del conflitto così strategico e sottile tra Russia e Ucraina. Concludiamo, Thomas, anche con l'analisi del gold, dell'oro, per vedere com'è la situazione e quali sono invece, i market mover che impattano sul prezzo appunto di questa materia prima. Allora, in questo caso sempre si torna sulla de-dollarizzazione, è un po' quello che è il cercare di mitigare i rischi nel portafoglio. L'oro non stacca cedole, come si sa, quindi in una situazione di mercato in cui si prevede, si scontano già diversi tagli dei tassi, l'oro inizia a essere qualcosa che viene guardato di più, anche per evitare oscillazioni di natura proprio di vola sul fixed income o di aspettative errate sui tagli. Ciò detto, ad esempio, Cina ha iniziato a comprare zantoro nel corso degli ultimi anni, e questa è una delle ragioni per il quale tendenzialmente vediamo questo movimento rialzista importante e continuo. In realtà, storicamente l'oro è sempre salito perché serve pareggiare l'inflazione, quindi come dire, ha questa funzione, no? Di mantenere il valore del capitale investito costante nel tempo. Detto questo, alcune volte ci sono delle correzioni al rialzo un po' più forti, non tanto spiegabili dall'inflazione expected, quanto più da ragioni tecniche, cioè che alcuni stati decidono di utilizzare più riserva aurea in favore invece di altre currency per varie ragioni, cioè la tensione geopolitica, anche in questo caso, fa da padrona su queste grandi palle di denaro, che siano oil, gas, denaro. Dollari, currency in questo senso, ma anche gold, per cercare di levare dalle riserve currency straniere e per magari indebolire o rafforzare la propria posizione verso una politica estera che viene adottata dallo Stato. Quindi, in questo caso, credo sia una ragione tecnica, geopolitica, cinese, prevalentemente dei BRICS in senso assoluto, forse. Perfetto, quindi un insieme. Thomas, ti ringrazio moltissimo per l'analisi, come sempre. Ne approfitto per augurarti anche una buona giornata e ti do appuntamento a settimana prossima. A presto, Grazie mille come sempre, buona giornata a tutti. grazie ancora. Noi invece ci fermiamo qualche istante, poi torniamo insieme, sempre qui su You Capital 24. A tra poco.